sfida del 2023, prima gara del girone di ritorno del massimo campionato regionale calabrese con la Reggio Mediterranea di Mister Sorgona, che riprende la rincorsa alla vetta. Lo fa sul campo del Città di Agri e si è congedata con una sconfitta sul campo della Gioiese nell'ultimo turno del vecchio anno. Reggio Mediterranea invece ha ottenuto una vittoria di misura sul Bogale. Dirige l'incontro la signora Pittella di Crotone, coadiuvata da Roberto e D'Amico di Lamezia Terme. Osservato questo di silenzio in onore di Gianluca Vialli, come in tutti i campi. Al terzo, prima offensiva della Reggio Med, il corner di Terzino prolungato sul secondo palo da Nasuti. Barnoschi rimette dentro, Verducci da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Al sesto è Salvador a innescare Trepaz, palla in profondità per Fioretti che attacca bene lo spazio. L'ex Nebros prova a liberarsi al destro, trova Puskas sulla sua strada. Sono le prove generali del gol del vantaggio che arriva al dodicesimo. Terzino per Verducci, tre linee, Salvador indisturbato, entra in area di rigore, lascia andare il destro, il vantaggio della Reggio Mediterranea col proprio numero 7. Serve il bis al 21esimo, gran palla messa dentro da Salvador per Fioretti. Puskas il primo intervento sulla ribattuta, ancora Fioretti ad azzannare il pallone e fare 2-0. Un minuto più tardi, Terzino per Ballerini, l'imbucata ancora per Fioretti, palla in buca d'angolo, gioco, partita, incontro dopo appena 22 minuti ha servito già la doppietta Simone Fioretti. 29esimo, il passaggio errato di Falsia libera però in campo aperto Groccia, a tu per tu con Morabito. Groccia riaccende un lumicino di speranza per la compagine rossonera, a gettare acqua però sul timido focolaio del Città di Agri. La Reggio Mediterranea con questa spettacolare azione tutta in verticale che libera tre pazzi in area di rigore, il fantasista argentino va col destro e serve il 4-1, prima rete stagionale per l'esterno di Mister Sorgona. Continua a far quel che vuole in avanti a Reggio Mediterranea, qui con Marottoli che dopo aver seminato il panico sulla sinistra colpisce il legno. 38esimo, corner di Salvador messo dentro, la sfera arriva a Fioretti, ci prova in acrobazia, poi Nasuti risolve la mischia. 5-1 per la Reggio Mediterranea, prima marcatura stagionale anche per il difensore Amaranto. All'ora di gioco, reazione del Città di Agri che torna a bussare, Molinaro in profondità per Groccia, tu per tu con Morabito, non riesce a bissare la rete della prima frazione. 3 minuti dopo l'ora di gioco, Trepaz sfonda a sinistra, il pallone in mezzo arpionato da Amescar, il destro del 2006 si presenta così, 6-1, risultato tennistico sul campo del Città di Agri. Si iscrive al tabellino dei marcatori anche il giovanissimo di Mister Sorgona.